Andiamo. Sono scese in strada le mamme del quartiere Sant'Erasmo per dire no alla mattanza che si sta verificando nelle strade napoletane, dove in sole 72 ore due pedoni sono stati falciati. Donne come Valeria, la 42enne travolta ieri mattina mentre attraversava la corsia preferenziale di Via Volta poco dopo aver accompagnato i figli a scuola. A 24 ore di distanza le manifestanti si sono riunite nel luogo dove si è verificata la tragedia, paralizzando per alcuni minuti il traffico del centro cittadino. Quando c'erano le buche qui a Via Marina, questa è una strada principale, noi stiamo a Via Marina. Si stava meglio di adesso, perché adesso si sentono in diritto di, non lo so, di correre come se fossero su Fast and Furious, per non parlare che la preferenziale viene presa sempre come una strada principale, dove si sentono in diritto di correre, perché Valeria è morta nella preferenziale. Da premettere che il paradosso è che Valeria, proprio Valeria, sono anni che chiedeva della sicurezza per queste strade. È stata uccisa, è stata portata via una mamma e i figli, al marito, ai genitori, la mamma, non ci sono parole. Corriamo tutti. Io avevo 17 anni e sono stata investita più avanti. E fortunatamente ne sono uscita illesa. L'ennesima morte ingiustificabile, la 21esima vittima di un incidente mortale a Napoli da inizio anno. Un dato che allarma, ma soprattutto indigna, come spiega il parlamentare Francesco Emilio Borrelli. È l'ennesima vittima annunciata. Vogliono correre a tutta velocità lungo i centri urbani e si sentono dei grandi perché casomai fanno anche video su TikTok e diventano miti sui social. Per fermare questa strage bisogna essere durissimi, soprattutto nei centri abitati, ed è un paradosso che invece ci si oppone proprio a questo.